Ed eccoci qua, amici di Chef in Cucina. Come promesso, questa settimana puntate specialissime. Vi saluto da Mamma Rossa in compagnia del nostro Franco Franciosi. Buongiorno, e sono insieme a noi Jun e Jin Hua. Buongiorno. Allora Franco, raccontaci questa contaminazione che avverrà oggi in cucina, perché tu sei un grandissimo appassionato di cucina orientale, profondo conoscitore, che ha ovviamente delle amicizie incredibili come queste. Sì. Beh, la contaminazione oggi è importante più che mai, perché viviamo flussi importanti e quindi è bene scambiare, contaminare ed imparare. E la nostra amicizia con la famiglia Ghe, con Jin Hua e Jun, è iniziata qualche anno fa e da loro abbiamo imparato tantissimo, sperando di aver lasciato anche noi qualcosa a loro. Beh, sicuramente, poi tra l'altro ecco, loro praticamente vivono un'esperienza molto particolare, perché comunque sono di Roma, quindi sono venuti qui appositamente per noi. Hanno un ristorante a Roma, come si chiama, Jun? Asia Inn. Asia Inn, quindi ristorante cinese. E oggi insieme a loro impareremo quelle che sono autentico, perché insomma, e oggi impareremo insieme a loro quelle che sono le fondamenta della cucina cinese, che è una cucina meravigliosa, c'è veramente tantissimo da scoprire, un universo immenso. Ecco, noi proveremo a raccontarvi qualcosa in queste puntate, e perché no, Franco, magari ne rifaremo altre più in là, insomma, perché c'è veramente tanto da scoprire. Bellissimo. Vero? Allora, Jun, oggi che cosa preparate? Con cosa iniziamo? Con cosa apriamo questo viaggio? Oggi iniziamo con un dessert. Stranamente è un dessert molto conosciuto, però di origine non molto chiare, cioè agli occhi del pubblico italiano. Noi parliamo di una frutta caramellata, sì. Spesso viene anche conosciuta come frutta fritta. In realtà frittura è solo un passaggio della nostra cottura, sì. E vi vogliamo far vedere come in realtà si prepara una frutta caramellata, che sì. È molto semplice, ma anche con dei passaggi molto precisi. Molto importante. Allora, prima di scoprire questa cosa, io volevo insomma precisare insieme a Franco un aspetto molto importante e interessante che noi veramente cerchiamo attraverso questa trasmissione di riportare: l'autenticità abruzzese nelle vostre case. Parliamo sempre di autenticità. Beh, questa veramente è la parola chiave della nostra trasmissione. Come diceva Franco, ne stavamo parlando poco fa dietro le quinte, scoprire anche l'autenticità della cucina orientale, perché è un mondo bellissimo da scoprire. Sì, perché si fa un sacco di confusione, sì, su ciò che è autentico, sì. E spesso si riduce la cucina orientale, cinese, giapponese a pochissime cose, e invece le cucine orientali, cinese, giapponese, thailandese, coreana, hanno varianti e sfaccettature incredibili. Speriamo questo set, in questa trasmissione, di poter dare ecco almeno un quadro esatto. Un po' più allargato. Esatto, un'infarinata generale, ma che sia veramente autentica. Quindi immergiamoci, Franco, nella cina più autentica, quella più bella, e insieme al nostro Jun iniziamo a fare questa frutta panata. Frutta caramellata. Frutta caramellata. Frutta caramellata. Sì. Innanzitutto, allora, innanzitutto io vi auguro buon lavoro. Ok, perfetto. Okay, perfetto. Perfetto, allora di che cosa abbiamo bisogno per realizzare la nostra frutta caramellata? Abbiamo bisogno di pochi ingredienti. Oggi è una panatura fatta con acqua, farina, un po' di lievito, con una buona percentuale dell'acqua, stiamo parlando di 1 a 1,5, okay. un litro d'acqua, 500 grammi di farina. In questo caso abbiamo utilizzato la farina di Franco, una farina integrale, e poi la frutta, banana e mela in questo caso, e un po' di semi di sesamo, ovviamente l'ingrediente essendo caramellato, anche lo zucchero. Ok, ma nella panatura, quindi, cioè in questa pastella, possiamo chiamarla pastella, sì. C'è anche lo zucchero oppure No, c'è lo zucchero. Quindi solamente acqua e farina? Sì, e i semi di sesamo, poi li mettiamo dopo? Sì, mettiamo alla fine. Ma dai, sono quindi proprio curiosa. E ovviamente anche l'olio, perché per friggere, diciamo, la...
l'appannatura, cioè la pastella serve esatto. friggere. Bene, Giunti, posso fare i complimenti per l'italiano, ma quanti anni sono che sei in Italia? Perché parli benissimo. No, sono... Sì. Sono 20 anni. Cavoli, quindi eri un bambino quando sei arrivato in Italia. Sì, sì, ho fatto le scuole qui. Senti, ma che ne pensi della cucina italiana? Ti piace? Ah, amo la cucina italiana. Dai. Quella abruzzese la conosci? Un po', grazie a Franco. Beh, devo dire che il nostro Franco, veramente, qui siamo da mamma rossa, cioè l'Abruzzo trionfa. Trionfa, però devo dire che Franco è anche molto aperto perché comunque sperimenta tantissimo e riporta magari tecniche imparate magari da altre cucine, ad esempio la cucina orientale, ecco, la cucina cinese, le fa sue e le riporta nella cucina abruzzese, fa veramente delle fusion meravigliose, grande il nostro Franco. Conosciamo veramente bene la cucina di Franco. Ecco, quindi praticamente prendiamo semplicemente la frutta. Mettiamo... Nella nostra pastella. Quindi deve essere una pastella molto morbida. Molto morbida, liquida. C'è lievito per dolce o lievito di birra qui? Per dolce. Lievito per dolce. Okay. Ma ammazza che bella! No, come vedete il passaggio è molto veloce perché stiamo parlando di frutta. Sì. Quindi Non deve cuocere. La temperatura dell'olio portiamo intorno a 120 gradi, non in modo troppo alto, tanto... riusciamo a comunque a cuocere solo la pastella. Senti, ma torni in Cina qualche volta? Sì. Da dove vieni precisamente? Da quale zona della Cina? Non che io conosca la Cina, però magari chi ci segue conosce, quindi riesce a capire. Noi veniamo da Pechino. Pechino, lo sappiamo tutti. Sì, sì, da capitale a capitale. Sì. E quindi avete scelto di arrivare in Italia e di vivere in Italia? Sì, in realtà... papà, prima di venire in Italia nel 94, è stato a Praga, aprendo il primo ristorante a Praga. Poi, per altri motivi personali, è venuto a Roma e ha cominciato a lavorare in un ristorante. Poi, solo 7 anni fa, proprio esattamente 7 anni fa, abbiamo pensato di forse è anche l'ora di presentare una cucina orientale cinese. Sì. Un po' diversa, un po' per far anche conoscere quello che siamo noi. In realtà, esatto. La nostra cucina. Senti, ma è stato bello arrivare in Italia, è stato facile? Sono curiosa. Sono due culture così diverse, eppure alla fine, vedi, si creano delle fusion meravigliose. In realtà, impatto iniziale, io sono venuto quando ero piccolo, quindi quando si è bambino... Più semplice l'impatto iniziale, però penso che alla fine che è molto semplice perché poi passa a mangiare bene e il resto tutto il mondo è bello. È vero, su questo guarda, i nostri telespettatori lo sanno, io sono d'accordissimo. Basta mangiare bene e ci si sente a casa, perché un buon piatto, secondo me, ha proprio questo potere, quello di farci sentire sempre a casa. E allora, adesso facciamo la caramellatura. Sì. E questo passaggio è importante, giusto? Facciamo sciogliere lo zucchero nell'olio. Mettiamo 2 cucchiaini di olio e un po' di zucchero. Lasciamo sciogliere. Quindi 2 cucchiaini di olio e un po' di zucchero. Sì, e un po' di zucchero. Immagino che adesso lì dovremmo rotolare quella meravigliosa frutta. Sì, dobbiamo fare il caramello, proprio sciogliere lo zucchero completamente. È golosissima questa cosa però. Ci vuole un po' di... Noi in questo passaggio noi chiamiamo nelle nostre tecniche saltare l'olio. Saltare l'olio. In realtà è giocare con l'olio. Ok. Mazza che manualità che ha papà però. Adesso diamo un ulteriore calore alla frutta. Quindi l'abbiamo rimessa nell'olio solamente per far assorbire il calore, giusto? Sì, per riscaldarla. Sì, anche perché così in questo caso andiamo un po' di calore alla frutta e così il caramello si riesce ad attaccare più facilmente sulla superficie della frutta. Ecco, questo è un grande classico della cucina cinese, giusto? Ed è una cosa che a noi piace tantissimo. Quindi rifatela a casa perché è veramente facile da fare. Insomma, un po' d'attenzione, rispettare bene i passaggi, però io credo sia veramente rifacibile a casa. Assolutamente. Questa è una frutta caramella, è un dolce quasi da street food. Da street food, Quasi da street food, noi generalmente facciamo...
o impiattato oppure sullo spieto. Pechino, sì, che una bello. Volta solo che sullo spieto ovviamente non troviamo la banana e mela, ma troviamo acerola, che è uno frutto selvatico che in Italia forse c'è ma c'è, non ci sono tante. Probabilmente è un frutto di montagna molto, che ha molto acidità. Senti, ma in Cina ci sono le banane e le mele, sì? Sì, sono tutte arrivate, anche se la mela, stranamente, considerando che noi siamo il paese che fornisce più concentrato di mela al mondo, il 60% del concentrato di mela per poi fare succo di frutta viene dalla Cina, eppure la mela è l'ultima frutta arrivata in Cina. Ti rendi stranamente conto? Vedi? E a questo punto che fa il nostro gin qua? Togliamo la frutta. Che bella! Scogliamo e mettiamo in padella. Ah, e adesso inizia proprio la caramellatura, sì. Giusto? O si dice caramellizzazione, ho sbagliato. Caramellizziamo, così non sbaglio. Massaggiamo il bambino. Che bella! Anzi, i nostri bambini. E adesso entra in gioco il semi di sesamo. Che meraviglia, questa è una cosa golosissima. Considerando che il sesamo è un ingrediente di origine medio orientale. Che meraviglia! E questo dolce contiene uno degli aspetti della nostra cultura, che è quello della multietnicità. Sì. Considerando che siamo cinesi e utilizziamo degli ingredienti quante anche medio orientali. Quante cose abbiamo da imparare. Che meraviglia, la cucina ci permette di viaggiare pur rimanendo ferme, è una cosa incredibile. Veramente. Allora, e il piatto abbiamo? Cinqua, complimenti. Io solitamente faccio l'inchino ai piatti quando mi piacciono e oggi devo dire che sono proprio a tema. Signor piatto, che meraviglia. Sì, e generalmente questo mangiamo ovviamente tingiamo nell'acqua. Okay. Per non scottarci, per non bruciarci in bocca. Okay. E bene, mangiamo. E grazie Jun, grazie a Jinhua, ovviamente grazie a Franco di Mamma Rossa di Avezzano e ovviamente noi vi aspettiamo domani. Anche domani saremo in Cina insieme ai nostri protagonisti, sempre da Mamma Rossa. A domani. A domani, grazie. I legumi è un alimento d'eccellenza. Hanno alto contenuto sia delle proteine che di carboidrati. In più contengono la fibra insolubile che regola livelli di glucosio e di colesterolo nel nostro organismo.